Gianfranco Marsibiglio, dunque, l'ente mostra artigianato artistico di Guardia Grele, ha fatto una bella esperienza nel Veneto. Siamo stati a Feltre, abbiamo portato i capolavori dell'arte, dell'artigianato artistico abruzzese. Devo dire che sono contento, sono soddisfatto perché le opere esposte sono state apprezzate tantissimo. Quindi uno dei nostri obiettivi è quello di far conoscere, di far apprezzare a chi non conosce le opere dell'artigianato artistico abruzzese, soprattutto far apprezzare la bravura dei nostri maestri artigiani. Quindi è un primo passo e siamo naturalmente già proiettati in quella che sarà la 54esima edizione della mostra dell'artigianato artistico abruzzese, come sempre dal 31 luglio al 25 agosto. Il tema molto bello, molto interessante è la luce come memoria, come tradizione e anche come innovazione. Gli artigiani stanno rispondendo alla grande, ci sono diversi artisti, architetti, designer che già hanno portato delle opere veramente molto belle, tante scuole da Forlì, da Firenze, da Frosinone, sono arrivate tante opere, quindi la nostra mission è quella di salvaguardare l'artigianato artistico, ma anche quella di lasciare alle nuove generazioni i saperi degli artigiani e degli artisti abruzzesi. Quindi un invito a tutti a venire a Guardia Grele, avremo un calendario ricchissimo di tante manifestazioni anche di natura musicale grazie a Guardia Grele Opera. Quindi do appuntamento a tutti a Guardia Grele nel periodo estivo dal 1° al 25 agosto.